Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare dei trasporti di Londra, in particolare della Oyster Card. Perché? Perché se ne trovano di due tipi, c'è scritto su tutte e due Oyster Card, però questa qui è una Oyster Visitor Card. Qual è la differenza? Con tutte e due è possibile usufruire della modalità Pay As You Go, ovvero ci caricate sopra un tot di sterline e vi verranno scalati poi gli importi per le singole corse che fate. Quindi se non ci sono stati aumenti, 2 sterline e 20 per la zona 1 e poi ad aumentare a seconda che appunto scendiate in una zona diversa da quella in cui siete saliti. Su quest'altra, invece, che è la Oyster Card semplice, che praticamente vi viene data anche dalle macchinette automatiche, su questa potete fare anche gli abbonamenti. Se non erro, da qualche anno a questa parte l'abbonamento minimo che è possibile fare su questa è quello da 7 giorni, però fondamentalmente appunto con gli abbonamenti pagate una tantum e poi potete fare tutte le corse che volete. Fate attenzione a se magari ne avete una vecchia, perché io questa qui ce l'ho da diversi anni. Io per prima nel 2016, in uno dei miei vari viaggi a Londra, avevo questa con me e ovviamente la macchinetta non mi permetteva di acquistarci un abbonamento e quindi ho dovuto acquistare una nuova Oyster Card. Entrambe comunque vi permettono di circolare su tutta la linea, in tutte le zone e sembra che, dico sembra perché l'ho letto io come mi è stato anche poi in realtà segnalato anche da altre persone, se raggiungete la soglia delle 10 sterline spese in modalità Pay As You Go, siccome 10 sterline è all'incirca il costo di una travel card, non mi vengono più scalati i soldi. Se avete delle domande per quanto riguarda i mezzi di trasporto londinesi, scrivetemele nei commenti, in modo tale che io possa poi andarle a raccogliere tutte, per poi poterci girare un video dedicato, di aggiornamento e approfondimento, insomma, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Questo è quanto e ci troviamo al prossimo video.